Ma in giro c'è qualcuno. C'è un altro che video adesso. In pausa. Trova le ragazze, va. Con calma, tutto molto tranquillo, dai. Io mi siedo qua con loro. Senza urlare, senza fare troppo casino, piano piano, ciao. Facciamo una bella chiacchierata senza fare troppe scenate. Vieni qua, bella dello zio, vieni. Venite qua, belline. Oh, che bello. Vi buttate tutto addosso a me, per favore. Beato fra le donne era un'altra cosa. Questo è un altro problema, un'altra cosa. Vedi, fighi si diventa, belli si nasce. Questa qua è Video Music. Ciao. Questo qua è un programma che va in onda tutti i pomeriggi. Guarda che belline, disponibili, sorridenti. E fingete entusiasmo, dai, su. Oh, che carino. Allora, c'è un videoclip molto bello che dovreste lanciare voi adesso. Lo dovreste presentare voi, guarda, fate finta di niente, no? Là, dietro. Special Pumpings. Special Pumpings. Età? 17. 15. 21. Bella, proprio galera. Sono già in galera. Facciamo una pausa e torniamo dopo. Sentite che ha detto lei? Mi sono innamorata di Pino. Mazza Pino, parliamo dei ragazzi italiani. Te chi ti piace di loro? A me Alessandro. Ma un po' Tiglio. Non li conosco. Un po' Tiglio. Un po' che vuol Alessandro, dire? Quale parte del corpo ti piace? Però non vabbè, ecco. Io sono Pino. Ora te lo chiamo, te lo porto qua. No, pure Alessandro, no, dai, andiamo a parlare. Ma chi è Pino di voi? Ah, Pino è il bambino, carino Pino. Bel ragazzotto Pino, guardiamoci il prossimo video e poi torniamo qua con le ragazze siciliane. Ancora buon pomeriggio, questo è Video Music, mi raccomando seguiteci fino alla fine, siete molto carini perché sappiamo che lo fate tutti i giorni. Allora scrivete subito su un pezzetto di carta l'indirizzo che vedete in sovraimpressione già. Abbiamo anche un indirizzo internet che è fiorellino@videomusic.com. Abbiamo anche una pagina che è Beppa on the Web, è una pagina che trovate sul vostro computer dove potete praticamente conoscermi ancora meglio, d'accordo? Adesso ci guardiamo un altro videoclip, un videoclip che è qualcosa di veramente speciale, si chiama Entrance. Mangiare alle 4 di pomeriggio, dico io. Avranno fame alle 4 di pomeriggio. Vabbè. Tardi, ha ragione, vabbè. Che facciamo allora, Mattia? Dai, ci sta, facci fa sto scuppettino, va. Vedete che bel hotel che c'è. Capito? Devo fare un po' il ruffiano, se no non mi fanno fare niente. Che bello hotel! Oh, il parquet, i tappeti, i computer, le caramelle addirittura. Non prendete mai caramelle. Anche tra i girasoli c'è politica, vedi? Sono tutti di là, perché il sole è là. E loro guardano tutti a sud, perché il girasole deve sempre avere il sole alle spalle. L'unico che fa l'opposizione è lui. Hai capito come? Adesso è il caso di guardare di là. Scusa, bisogna girarsi, però la natura ti dice di guardare di là, quindi ti lascio stare. Ma quanto è bello sto fiore. Devo dire che qui in mezzo, ragazzi, non c'è polline. Proprio zero, non c'è un filino di polline. Sto impazzendo. Lionel Rich. Cosa molto carina, perché a parte che siamo in un posto rilassante, ma rilassante, siamo, l'avete visto prima, in un campo immenso di girasoli, questo fiore che è forse il fiore più vivo esistente al mondo, perché questo fiore la mattina si sveglia ed è girato di là, il pomeriggio si gira di là, la sera si gira di là, quindi è qualcosa che, lo sappiamo che le piante sono tutte vive, gli alberi sono tutte vive, ma il girasole è ancora, non lo so, io lo vedo ancora più vivo perché si muove, cioè come se, come una persona si gira di lì o si gira di là, lo fa una pianta, il girasole. Poi tra l'altro due artisti famosi hanno sfruttato questo fiore, sfruttato tra virgolette, perché Zucchero ci ha girato un video in questo campo di girasoli scusate, e Mister Biagio Antonacci che ha fatto si è fatto fotografare in mezzo a un campo di girasoli per fare la copertina del suo ultimo LP, d'accordo? Quindi è una cosa molto bella sfruttare un fiore così vivo per scopi artistici, d'accordo? Noi ci vediamo dopo il prossimo video di Jackson, bye!
Allora, guardatevi il prossimo video, loro si chiamano Dune, un video post-nucleare l'abbiamo intitolato, perché vedrete che ha tutta una situazione particolare, questi personaggi che vanno, girano piattaforme petrolifere, gommoni, insomma, post-nucleare mi piace come titolo, come appunto per definire questo video. Lasciamolo il campo di energia qua, di profezie di Celestino. Andiamo da un'altra parte, come ho detto prima, saliamo. Quindi intanto una pausina e poi si parte. Stiamo andando, guarda che dovrebbe essere la pista. Quindi devi fare il giro e salire. Stiamo andando a cercare, ragazzi, a casa un posto dove farvi vedere, che ne so, tutto quello che avete visto durante le puntate. Lo vogliamo far vedere da lontano, dall'alto. Vediamo se riusciamo a trovare una terrazza sul mondo. Oh! Questo palo in mezzo. Decisissimo. Ma che sono fatto? Occhio! Vai, non l'ha preso. Ragazzi, è un casino. Piano. Bacello, ragazzi, per voi, tutto questo per voi. Solo per voi. Mio fratello mi fa un culo così, stiamo spaccando la macchina praticamente. Ci siamo. Ma dai, ma che cavolo è sta roba? Ma io non me la ricordavo così sta salita però, Ma chiudete la porta! Madonna ragazzi, che casino! Oh, qua piano che mi ricordo c'era un bel buchettino, Io sarei. Monti! Monti non c'è più, abbiamo perso il produttore! Madonna! Ragazzi, tutto questo per voi, No, a scendere. Beh, finisce qua il programma. Ci vedrete fino al 15 settembre qui. Soprattutto perché sei siciliana come Almia. Purtroppo non ci ha mandato la foto. No, l'ha mandata. No, ok. Per voi. Alanis, mi sono impaperato. Quando c'è la papera bisogna far la papera. Alanis Morissette, venite fuori belline, piccoline, qua 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 qua. Di Jet. Ma adesso ce l'avrà una cinquantina d'anni secondo me, ma è sempre un mito. Guardatela. Bene, buon pomeriggio, questo è un programma che va in onda tutti i giorni, è un programma musicale molto bello, poi si parla di musica, video music, Tele Monte Carlo 2, bene, parliamo con gli amici a casa, come state? Tutto bene? Noi siamo ancora qua in zona riccionese, ma presto ci sposteremo da qui, e proprio da qui oggi voglio lanciare il primo videoclip, Queen. You don't fool me.